Sta andando molto bene, abbiamo una partecipazione molto nutrita e di un livello quest'anno molto alto. Oggi è una giornata difficile, ci sono venti molto irregolari e stiamo aspettando che si stabilizzi un po' le condizioni meteo per poter iniziare la regata. Presente anche il Moro di Venezia. Ma sì, abbiamo tante barche, poi il Moro di Venezia è una novità di quest'anno. E continuerà a rimanere qui da noi per tutta la stagione per fare sia lo IOR che le regate della Giraglia e tutto quello che sarà fatto qui a Sanremo. Poi la quarta regata quando si svolgerà? Noi faremo durante il festival, difatti la regata si chiama la regata del festival ed è una regata che si correrà su 2 giorni. Ci aspettiamo tante barche e siamo fiduciosi di fare un buon lavoro anche in quell'occasione. Ma è partito bene, pensate che adesso in marzo ci sarà il campionato europeo Dragoni, rischiamo di avere 100 barche iscritte a questa regata qua in tutte le nazioni europee. L'altro giorno si sono iscritti sia equipaggi australiani, Hong Kong, americani, ci sono 20 equipaggi russi, cioè una regata di altissimo livello. Credo che il nostro campionato europeo equivalga al campionato del mondo che verrà corso l'anno prossimo. Queste gare che organizzate qua con lo Yacht Club Sanremo portano molti turisti anche. Ma gente ne viene tanta, speriamo appunto che rimangano contenti di stare qui da noi nella nostra città. Il clima sicuramente aiuta, dunque noi siamo fiduciosi che anche questa gente così viva in maniera positiva tutto il nostro territorio.